Festival delle Fanfani sottotono a Lodi. Quest'anno la rassegna promossa da Asbicom, l'associazione di servizio al commercio, inserita nelle manifestazioni estive organizzate in città, è riuscita a coinvolgere un numero esiguo di attività commerciali. Di fatto, le famiglie del quartiere e delle zone vicine hanno potuto trascorrere una serata diversa dal solito, con cene all'aperto, momenti musicali e ritrovi per bambini, solo in un tratto di via Da Negri ed in via Sartorio. Altro angolo dedicato al cabaret in via Lodivecchio per iniziativa di un bar della zona. Hanno arricchito la serata anche alcuni artigiani del settore artistico che hanno attirato l'attenzione dei passanti, gruppo di bikers infine in via Da Negri accolti nei locali pubblici della zona. Troppo poco comunque per attirare l'attenzione dei lodigiani, molti dei quali hanno preferito la tradizionale passeggiata per le vie del centro. Ora l'attenzione si sposta alla Notte Bianca della città, manifestazione che coinvolgerà enti ed associazioni pubbliche e private assieme a commercianti, artigiani e ambulanti.